Ma è incredibile, ma allora funziona. Ma veramente ho viaggiato nel tempo? Ma veramente ho viaggiato io dietro al tempo? Tu devi ancora farlo? Ma è fantastico, è incredibile. Ma secondo te perché non annichiliamo? Cioè non ci annulliamo uno con l'altro, visto che facciamo parte della stessa materia? Sì, in effetti hai ragione. Però se ci pensi, noi non facciamo parte dello stesso tempo. Io vengo dal futuro, tu sei il presente. Credo che sia perché in realtà lo spazio e il tempo sono un'unica cosa. E di conseguenza io e te abbiamo una differenza, che è appunto il tempo di provenienza. Per quello non... almeno credo. Ma allora forse... Ciao, forse è meglio se ripristiniamo. Come? Scuote le spese, se non ci ripristiniamo. Devo provare. I viaggi nel tempo ovviamente non sono possibili, però se fosse possibile, immaginate cosa succederebbe se venissimo a contatto con un altro noi stesso proveniente da un altro tempo. Avremmo gli stessi pensieri, faremmo le stesse cose, avremmo le stesse reazioni a uno stimolo, chi lo sa. In un telefilm, Spazio 1999, in una puntata, un altro tempo, un altro luogo, succede più o meno questo. La base luna arriva vicino a un pianeta dove si trova un'altra base luna, su un'altra luna che viene da un tempo diverso. Sì. Su questo pianeta si è stabilita tutta la base alfa. Bene, quando vengono a contatto i vari personaggi, uno dei due muore. È un modo divertente per affrontare il paradosso del multime, chiamiamolo così. Bene, se vi è piaciuto questo video, guardate anche gli altri, ne farò un po', e mandatemi anche qualche idea se l'avete sui paradossi temporali e se sarà fattibile. I mezzi tecnici sono quelli che sono, e se l'idea mi piace, sicuramente mi piace più di quelle che ho avuto io, allora magari la metto in cantiere. Intanto alla prossima, Johnny, chiudo. 3000 anni.